Hello, buongiorno, eccoci qua, pronti per questa bella sequenza di yoga dedicata alla Terra. Welcome to this yoga sequence dedicated to Mother Earth. È una sequenza mediamente difficile, quindi ci prepariamo bene fisicamente, prima riscaldando bene la schiena e poi le anche, poi è una sequenza di 12 posizioni. Facciamo poi un po' più lungo del solito, però se è troppo lungo la facciamo per meno tempo. Sono sequenze per lo più in piedi. So I was saying that in the sequence there are 12 positions and we will hold them for a medium length of time. They're quite. If it's too much, then come out of it beforehand. Prepariamoci comunque bene la schiena prima. Io ho la fortuna di poter fare questa sequenza qui, proprio sulla terra. Però se la fate a casa, immaginiamo che comunque, cioè immaginare, sentire che comunque la stiamo facendo sopra la terra, perché comunque la sua rete, come dire, no? Il mondo è enorme, quindi anche se abbiamo cemento sotto di noi, c'è comunque la terra sotto, e questa ci sostiene sempre. Vabbè, so I was just saying that, so even I'm very lucky to be able to do the sequence here on the earth. On like really on the earth, but if we're anyway in our house, then we imagine we don't just imagine we appreciate that we are actually all on the earth in this sequence. So this great big magnetic grid, questa rete magnetica molto grande e diffusa. Quindi iniziamo, no? Non ci perdiamo troppo con le parole. Dico solo questo. No, forse dopo vi racconto, chi rimane fino alla fine, vi racconto un po' dove ho preso questa sequenza. Se poi siete interessati, magari posso mandare anche un schemino. Ok, iniziamo allora. Iniziamo lavorando sulla schiena. Anzi, prima prendiamo proprio veramente un momento, anche se è molto intensa questa pratica, c'è un'andatura molto lento, ci fermiamo molto nelle posizioni, quindi veramente ascoltiamoci. Se siamo abituati allo yoga lo sappiamo meglio, però se non siamo tanto abituati, sentirci. Comunque, prima di iniziare, io sono un po' in discesa, no? Quindi mi metto così un po' alla sirena. Prendiamo un momento proprio, come dire, per ritornare a noi stessi, a tornare al respiro, stare tranquilli prima di iniziare. We're just gonna take a moment just to come back to ourselves, come back to our breath, and realize that we're dedicating this moment to ourselves and to the earth, to our connection to the earth. Piano, apriamo gli occhi, slowly open eyes, deep breath of the arms.
Again, ancora. Facciamo il movimento del gatto, che è molto buono per sciogliere la schiena. Do the cat movement, which is really good for loosening the back. So we breathe out. Espirare, ingobbire. Ingobbare. Inspirare. Scusate, ho detto il contrario forse. Inspirare così. Espirare così. Breathe in, head up. Breathe out, head down. Poi con le gambe alternate, inspirare una gamba su, espirare il ginocchio verso il naso, poggiamolo e cambio. So we breathe in, bring your leg up, breathe out, knee down to our face, and then we put it down and change sides. So we breathe in, and breathe out. Stiamo prendendo un ritmo un po' più lento proprio per allentare le onde cerebrali. We're taking a slightly slower rhythm just to really slow the thought waves down, brain waves. Bene, poi espiriamo indietro, breathe out behind, and breathe in forwards. Ottimo, tornare, come back, and we're gonna open our hips a little bit. Apriamo le anche un po', facendo questo movimento. C'è un po' di vento oggi, spero che non disturba troppo il suono. There's a little bit of wind today, I hope it's not disturbing the... Hope you can hear me, anyway, if not... Seeing, copying, se no vediamo, seguiamo i movimenti. Allora, thought I'd show you this little dude here. I don't know if you can see him. Look at that. Zuck. Anyway, he was on my mat. I will put him on this leaf. So stay there. Ancora qualcosa per la schiena. Vado qua dietro. Facciamo questi movimenti qua laterali, some more stuff at the back, so do some side bends. And then some twists. And then, e poi avanti e dietro.
respiro su, respiro giù. Breathing up, breathe out down. Bene, good, profondo le braccia. I'm going to move my mat here a bit further away. Allora, ora iniziamo a fare allora questa sequenza di 12 posizioni. La prima volta che le facciamo in modo passando da una posizione all'altra, e poi dopo la facciamo tenendo ogni posizione un po' più a lungo. Buona pratica, eh? Continuiamo la pratica. Pugni giù, mani sotto, giro così vediamo meglio, così poi. Poi dentro. Così. E il fiore chiuso, a closed flower. And an open flower. Parvatasa, Sacred Mountain, Parvata. So this is the dynamic conversion of it, questo è il modo dinamico. Rifacciamo. Spero che si riesca a vedere un po' le posizioni, perché non so bene come dosarmi lo spazio. Bene. Allora, iniziamo con Tadasana. Eccolo. Sentire che siamo una montagna, più like a mountain, stable, solid, stabile, solido, come una montagna. E questa faccio vedere di lato. Chaturs Kolasana, posizione quadrilaterale. Like a square position, and questa posizione qua vorrebbe, come dire, portarci nell'aspetto un po' più sottile della pratica, no? Iniziare la pratica. This is a way of starting the practice at a deeper level, going through the square. Utkatasana. Questa è una posizione forza maschile, energia che va su. This is a masculine energy position where the energy goes up. And then we have the feminine energy which goes down. Adhara Utkatasana, with the fists on the floor. Okay, so we're feeling the earth underneath us, sentiamo la terra sotto di noi. Sentiamo questa compressione qui. Feeling this compression in our bellies. Hands under the feet and up.
and then down. Questa vedete che è un po' difficile, forse dovete farlo sulle punte dei piedi, perhaps you have to do it on the tips of your toes, or perhaps with your legs open, but it should be everything all closed. Questa è la posizione dedicata a Lakshmi. E poi andiamo giù. E qui abbiamo proprio Prit Vyasana. Questa è la posizione. Adesso la facciamo sempre lentamente. Ma sentiamo bene la terra sotto. Connettiamoci con la terra sotto. This is really Prit Vyasana. And here we're really feeling and appreciating the earth underneath us. Okay? Chi è appena arrivato, stiamo facendo il momento un po' più dinamico delle posizioni, poi dopo ci stiamo un po' più dentro in modo più statico, quindi potete comunque ancora partecipare, diciamo. Allora, da qua, Kurmasana e la tartaruga. Tartaruga è come dire, troviamo un momento di intimità con noi stessi, no? Siamo tornati dentro la nostra casa e siamo in the tortoise pose, we're in a moment where we come back into our house, as if it were. We feel safe in our little house. This is the idea. From here, Madrasana. Dal to, lunghi con la colonna. Poi. Mezzo fiore, cioè il fiore chiuso, il bocciolo del fiore chiuso. Flower closed, and then the flower opening like this. You see, it's a different feeling. Sentiamo la differenza. Questa è chiusa, questa è aperta. No? Feel the difference between being a closed flower. The body feels different. There's a different feeling, and an open flower. And then the last position in the sequence, Parvatasana, like this. All good. Sentiamo gli effetti un secondo. Let's feel the benefits. So far, just in this beginning bit, close the eyes, feel the body, sentiamo il corpo, l'eco del movimento. Allora, ora facciamo allora la pratica molto più prendendo il tempo per ogni posizione. A volte la mente, se non siamo abituati, la mente va un po' in defiance, non gli piace stare fermo su una cosa. Noi le diciamo adesso non bisogna fare altro che solo questo, quello che stiamo facendo adesso. Tornando molto al respiro, possiamo veramente godere il momento, se no è difficile. Forse a volte la cosa più difficile dello yoga, però se noi sviluppiamo veramente una curiosità di sentire quello che sta succedendo dentro, di sentire la presenza, di sentire il respiro, allora siamo molto interessati a quello che stiamo facendo e non è più una cosa noiosa, diventa ricca di significato e di sensazioni. So I was just saying that sometimes in these positions when we hold them a bit longer, the mind doesn't want to stay there, it wants to wander, but we just say to it,
take it easy. You don't have to do anything else but stay right here now, what we're doing. And if we concentrate on the sensations in the body and into our breath, then it becomes all very much more interesting, and the mind then sort of accepts and says, okay, I have something to do now. Bene, allora facciamolo. Con grande pazienza, non è chissà che cosa, però cerchiamo di stare veramente il più possibile dentro, di sentire ogni posizione. Ebbene, lo facciamo insieme, ok? Piedi uniti, eccolo. Chiudiamo gli occhi e respirare. Piano piano apriamo gli occhi, spero che ci siete ancora, perché questo ritmo è molto lento, però se non facciamo questo, la mente non ha la possibilità di fare nuove connessioni con il cervello, con noi stessi. Propongo le braccia. Se troppo piegate leggermente le gambe. If it's too much, bend slightly the legs. Okay, arms should be loose. This flat. Schiena piatta, più o meno, ok? Respirare. Chiudiamo gli occhi. Close your eyes, breathe. Slowly come back, and this is all of this with the feet together. Sorry, tutto questo con i piedi uniti. Mani su, piedi giù.
Anche qui chiudiamo gli occhi. Down, fists on the floor. Just to show you. E respirare, breathe, close your eyes again. Mani sotto i piedi e così. Sentire la terra sotto. Feeling the earth underneath our hands and our feet. Tornare, tortoise, kurmasana, so feet are wide forward. So let's take a tiny break a second, okay? Per holdo le braccia. So kurmasana, feet like a diamond, come un diamante, o le mani sopra e pieghiamoci solo giusto avanti così. Oppure mettiamo le mani sotto e siamo lì. Non c'è un meglio o un peggio, ok? So either we put our hands on top and we just let our head drop down, or we put our hands underneath here and we drop our heads down. Chiudiamo gli occhi e respirare.
braccia, deep breath. Ancora. Osserviamo come i colori diventano molto più nitidi, baci. Notice how the colors around us become much more vivid, much brighter. So, what is it? Padrasana. Like this. I mean, you could be like this, eh? L'importante è che piano piano questi vanno giù un po', poco poco, e la schiena sale dritto su su su. Okay? It might be that you're like this in this position. This is of little importance. The important thing is that we try and bring you slightly down, we start to come up. And opening up into this position. Apriamoci in questa posizione qua, così. Chiudiamo gli occhi, respirare. Gli occhi in secondo, sciogliere un pochettino le gambe prima di continuare. Gonna shake our legs out a little bit, we'll carry on. Ok, fiore aperto, fiore chiuse, chiuso, half the flower closed. Rilassiamo veramente la testa, tutto. We're really gonna relax our head down. Piano piano aprire, slowly open like a big flower. Vivere le sensazioni del corpo dall'interno. Really feel the sensations from the inside of the body. Bene, piano apriamo gli occhi, slowly open eyes again. Great. So either legs crossed for Parvatasana, either legs crossed or half lotus, or if you're feeling really into it, full lotus for Parvatasana. Sentirsi come una montagna, proprio veramente solido, saldo come una montagna, immovibile, in senso buono,
really feel ourselves like a solid mountain. Immovable? Unmovable. In a positive way, you know? Gli occhi, close your eyes, breathe. Mani. Sitting comfortably, all our knees or all our legs crossed. Not very flat here. Just a few minutes. Giusto qualche minuto, occhi chiusi, sentendo veramente tutti gli effetti di questa pratica. Bene, piano apriamo gli occhi, slowly open eyes. Come a little bit closer. Se vi interessa avere questa sequenza in modo come diagramma, scrivetemi, mandi un messaggio e ve la mando. Ora facciamo as you say, if you're interested in this sequence, then just send me a message and I will send you a picture of it. Quando siamo andati negli Stati Uniti, io e Sara, abbiamo imparato una canzone molto semplice che vuole ringraziare la terra. E anche se mischia le discipline, non importa, cioè nel senso, è un canto così bello, e la vorrei proporre di cantarlo insieme a voi, che mi sembra molto adatto. So I was just saying, when we went to the United States with Sara, we learned a native song that's about thanking the earth. It's really very, very simple. And even though it's like always mixing disciplines, I think it's time to open boundaries. Let's say like this, open boundaries. Vabbè, facciamo questa canzone allora. C'era qualcos'altro che volevo dire, ma l'ho dimenticato. È così. Ima, ima, ima. Ima, ima, ima. Ima, ima, ima. Ima, ima, ima. Ima, ima, ima.
Maya, I Maya, Tvaska, I Maya, I Maya, I Maya, Tvaska, I Maya. Let's sing together, cantiamo insieme, è facile, no? Ima, 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 Tvaska imaya. Ancora, again. Ima, ima, ima. Ima, ima, ima. Ima, 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 imaya. Imaya, imaya. Tvaska imaya. Imaya, imaya. Tvaska imaya, ima ima ima, ima ima ima, ima 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 imaya, imaya imaya, tvaska imaya, imaya imaya, tvaska imaya. Sentiamo questo bel canto, come ci rallegra, rincuora, feel how the song is uplifting. Spero che siete stati bene e che non è stata troppo impegnativa questa pratica e che essere impegnativa ed avete trovato i vostri modi di farlo. I hope this practice wasn't too much for you and I hope you found other ways of doing it. And look, even Kali Katush come say hello. Hello! 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 Grazie, se avete delle domande, delle considerazioni scrivetemi, se no buonissima giornata e un abbraccio grande virtuale, grazie. So if you have any questions or any comments then just write to me and sending you a massive hug out to you, ok? So grazie mille, grazie.